state piano. Sì, il mio obiettivo in questo campionato è poter giocare di più e dimostrare il mio valore. Magari io penso che è stata buona, perché per essere il primo anno fuori dal mio paese ho giocato abbastanza, quindi sono felice della mia prima stagione. E adesso devo migliorare tante cose perché ancora ho tanto da imparare, quindi sto lavorando per quello. Senti Alexis, riallacciandomi alla prima domanda, quindi il fatto di magari trovare più spazio in questa stagione, nel reparto difensivo comunque siete gli stessi lo scorso anno e più della Lazio, quindi sarà ancora più difficile. Secondo te cosa bisogna fare per cercare di convincere il mister? Continuare a crescere, a migliorare le cose che mi chiede il mister, sto facendo il mio meglio per migliorare in queste cose. Quanto è importante per te avere in squadra l'esperienza, potarsi l'esperienza di un giocatore come De Grotta? È molto importante perché lui è un giocatore che ha giocato nelle grandi squadre, quindi lui mi può insegnare tante cose. Pure Nicolas Spoli, che è un giocatore a traiettoria, quindi sto cercando la maniera di imparare dei due. Questa stagione è stata iniziale, possiamo aspettarci l'esplosione definitiva di Alexis Rolin? Come, scusa? L'esplosione definitiva, c'è la consacrazione definitiva dopo le buone partite dello scorso anno? Non so, spero. Come dicevo prima, giocare di più e migliorare ancora, perché ancora sono piccolo e ho tanta strada da fare. L'anno scorso è capitato che hai giocato con tutte le grandi, tra Inter, Juve, Milan, non c'era sempre qualche motivo. Qual è il giocatore, diciamo, l'attaccante che ti ha creato problemi in queste tre squadre? Io penso che Cavani e pure Balotelli sono stati i giocatori più forti. Senti Alexis, tra i difetti che ti sono stati insomma certo imputati nell'ultima stagione, magari c'è chi dice che cerchi spesso l'anticipo e a volte ti fai saltare, mentre tra i pregi principali delle tue caratteristiche troviamo, diciamo, la puntualità, ecco, la forza fisica. Sei d'accordo con queste considerazioni? Può essere, magari ogni tanto mi fido della mia velocità e sbaglio, quindi è una delle cose a migliorare. Tornando anche all'inizio di questo ritiro, uno dei problemi principali della retroguardia del Catania nella scorsa stagione era il gol subito nell'ultima parte di gara. Chiedo se con Maran avete già affrontato l'argomento e come sta cercando di ovviare il problema. No, ancora no, non abbiamo lavorato molto nello tattico. Penso che perché ancora non si sa chi rimane, chi va via, quindi penso che lo farà più avanti. Il mio giocatore modello,
l'ho detto tante volte, mi piace tanto Thiago Silva, David Luiz pure è un bravo difensore. Chi? Thiago Silva poi? David Luiz. Posso dire una cosa? Quando sei troppo interessante, anche importanti direttori sportivi hanno un po' parlato a lui per la sua eleganza nel giocare. Hai già detto che ti ispira lui. Dove può arrivare Alexis Rodríguez? Nel senso che ti ho visto già protagonista alle Olimpiadi nel Paraguay dell'Uruguay. La difesa dell'Uruguay è che Uruguay non dipende del trovo più avanti con gli anni. È una considerazione mondiale e sperare della convocazione di Confederation Cup? Sì, mi piacerebbe tanto poter essere convocato per il mondiale. So che è difficile perché la nazionale uruguayana i difensori ancora stanno giocando e stanno facendo bene, quindi devo aspettare la mia opportunità. Ti trovi più a tuo agio in un assetto difensivo a 3 o a 4? No, tutte e due. Sì, penso che magari a 3 giocando nel centro, ma è indifferente, posso giocare tutte e due maniere. Senti, a livello tattico, per quanto riguarda la tua posizione in campo, tu sei un centrale, però quando sei arrivato l'anno scorso hai detto anche che potessi fare il terzino sinistro, confermi insomma questa indicazione, considerato che alla Catania quest'anno si è cambiato per quanto riguarda lo. Sì, posso giocare da terzino, non è il mio ruolo, non mi piace molto, ma se in qualche partita il mister mi chiede di giocare, lo farò. Sempre dico che preferisco giocare da centrale. Con quali giocatori hai legato di più all'interno del gruppo? Con Castro per un tema di che ha... Abbiamo la stessa età, siamo nella stessa stanza e tante cose. Dopo con Gonzalo, con Papu abbiamo un buon rapporto perché quando io sono arrivato qua loro mi hanno aiutato tanto. Pure Mariano Andújar, tutti gli argentini si hanno comportato molto bene con me. Nel ritiro dell'anno scorso sono arrivato nella ultima settimana, mi pare. E adesso l'anno scorso non ho avuto vacanze, e non ho fatto lavoro fisico, quindi non sono arrivato molto bene. E questo anno sto lavorando per trovarmi bene fisicamente e dopo poter migliorare con la palla. Ecco, parliamo di questa prima settimana di ritiro, com'è stata a livello atletico, a livello anche di gruppo delegato, soprattutto ti chiedo, domani ci sarà la prima amichevole e ti aspetti di giocare quanto meno lo spezzo delegato? No, penso che la squadra si trova bene, io mi trovo bene, domani sarà la prima partita, vediamo cosa succede, ma penso che con i giocatori che abbiamo questo anno può essere ancora meglio dell'anno scorso. Il discorso del livello atletico, come è stata questa prima settimana? È un po' forte, ma normale, perché è necessario farlo. Un tuo giudizio sui neoacquisti? No, sono bravi giocatori, tutti quelli che hanno arrivato sono molto forti, quindi spero che trovino spazio per poter giocare. Ok, grazie. Grazie. No, per il...